È calato l'ultimo sipario sul 43esimo Rossini Opera Festival ed è calato con chi del festival è stato protagonista per 40 anni. Il regista e scenografo Pierluigi Pizzi, che è stato omaggiato domenica sera fra gli applausi del galà celebrativo tra Rondò e Tournée d'Os, nel giorno in cui Pizzi ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria di Pesaro. Come ho avuto modo di dire allo stesso Pizzi, poi ieri durante un momento di festa che ci siamo regalati tutti assieme, pensavamo di fare noi un omaggio al maestro Pizzi, invece, come spesso accade, è finito per farlo lui a noi, perché ha confezionato uno spettacolo straordinario, molto emozionante, che ha veramente conquistato il pubblico del festival, che ha avuto modo di fare nel breve tempo di un paio d'ore, poco più, veramente un viaggio nella memoria del festival di questi 40 anni che hanno avuto un grandissimo protagonista nel maestro Pizzi, che ieri ci ha restituito tutta la magia di questa sua avventura artistica al festival, e si è anche potuto leggere il suo percorso anche, diciamo, creativo, come è evoluto il suo pensiero, questa rivendicata riduzione e pulizia che ricerca nelle sue produzioni, ed è stata veramente una serata fantastica. Pizzi, conclusione di un festival capace di coniugare tradizione e rinnovamento con la nuova direzione artistica di Juan Diego Flores, assemblata a quella di Della Chiara e del sovrintendente Ernesto Palacio, fra le grandi opere delle Contori, La Gazzetta, Otello, oltre al consueto viaggio a Reims e una nutrita agenda concertistica. È stato un festival che ci sta lasciando veramente molto soddisfatti. Siamo in una situazione che non possiamo considerare fuori dalle emergenze, né dall'emergenza sanitaria né dalle altre, ahimè, molto attuali, la crisi economica, la crisi geopolitica. Eppure è un festival che è in grande salute e che si sta piano piano riportando sui livelli precedenti questa crisi. Abbiamo avuto 13.000 presenze da 35 paesi diversi del mondo, una grande attenzione della stampa, siamo oltre il 55% di stranieri, quindi diciamo è un festival che è in grande salute e che non si accontenta, diciamo, di questi gloriosi 43 anni di storia, ma che cerca di guardare al futuro stimolando e cercando anche nuove idee. Fra queste, una apparentemente piccola, ma ritengo molto significativa novità di quest'anno: i concerti di Salone Rossini, che hanno portato il festival nel territorio con tre appuntamenti in tre borghi della provincia, come San Lorenzo in Campo, Gradare e San Costanzo, testimoniano una volontà di rinnovarsi, sperimentare nuove strade, del tutto in linea tra l'altro con le idee alla base della candidatura e della vittoria di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, cui il festival si presta a essere un elemento fondamentale. Diciamo che ci piace pensare che con ieri si è chiusa la 43esima edizione, ma in realtà si è aperto un biennio importante che ci porterà a questo straordinario traguardo del 2024, e il festival è attrezzato per sfruttare al meglio questa opportunità.